dai quel posto. Ma io non mi parla, quando vengono più su? Quando su vieni? Caggiù però più su. Siamo a Piazza Busso. Respirate la stessa aria che respira chi sta morendo di tumore, accodatevi al corteo, non fate finta di niente, il problema è vostro. Accodatevi. Noi avevamo pensato che chi ci governava facesse il suo dovere, l'abbiamo creduto, forse siamo stati in buona fede, se un rimprovero ci può venire oggi è solamente quello di essere stato troppo ingenui. Ed ecco che allora la gente scende in strada perché non ne può più. Questo è un momento bellissimo di civiltà, di dignità, di democrazia e io vorrei dire al Presidente della Repubblica, ne avesse tanti di italiani, Presidente, ne avesse tanti di italiani come questi, la nostra bella Italia. Penso che il nostro padre, lo Stato, deve essere contento di questi figli che alzano la voce, che chiedono i loro diritti. E come già gli dissi qualche mese fa, quando venne per commemorare le quattro giornate di Napoli, Presidente, i nostri eroi non sono morti, oggi vivono i figli e i nipoti di coloro che buttarono fuori l'invasore 70 anni fa. Ed eccoli qua, stanno qua per la strada, questi giovani, a gettare via ancora una volta l'invasore. Io sono un po' dispiaciuta, pensavo ci fosse più gente, volevo 1 milione di persone, per me sono poche 100.000, 1 milione di persone, 2 milioni, 3 milioni, ci deve essere tanta gente perché sennò non cambia niente, siamo sempre troppo pochi, ci spaventiamo per nulla, un po' di pioggia, un po' di sconforto, c'è molta rassegnazione quando parlo con le persone e questo mi dispiace molto. Senti, tu hai letto dell'Espresso, la pagina Bevi Napoli e poi muori? Sì, l'ho anche pubblicata, l'ho condivisa sul mio profilo Facebook, sì. Bevi Napoli e poi muori? Sì, l'acqua è inquinata, assolutamente. E tu la bevi l'acqua della fontana? No, la compro, perché ho un problema causato dalla diossina e non posso bere acqua inquinata. Io ho una malattia causata dalla diossina. Sono della zona del Triangolo della Morte, di Casalnuovo, che è vicino a Cerra. E da bambina giocavo sull'amianto, l'ho scoperto solo 2 anni fa.